Il fascino che Pietro Taricone ha esercitato sul mondo della TV e dei media è ancora oggi vivissimo e ricco di spunti. Taricone è stato un personaggio poliedrico che ha saputo cavalcare il cinema e la TV con il sorriso sornione di chi conosce grammatica e limiti della finzione televisiva. Nelle sue interviste troviamo infatti espressi concetti e problematiche della comunicazione di massa sulle quali già lo stesso Pasolini si interrogava decenni prima. Taricone le riporta all'attenzione dello spettatore medio attraverso il suo linguaggio schietto, al di fuori di ogni accademismo e collegandosi con esempi presi dalle fenomenologie televisive contemporanee. Il suo linguaggio, il suo modo di discutere e di porsi di fronte a tutto quello che riguarda la comunicazione e l'apparire nello show business lo ha caratterizzato come personaggio fortemente pop filosofico, ricevendo attenzioni da critici e addetti ai lavori, come Aldo Grasso, Sergio Silva o Tommaso Labranca. Quando ti parlo del fatto che uno è in contatto con se stesso, non può scordarsi del fatto che stiamo sotto delle luci finte, davanti alle telecamere, con un pubblico carino, però finto, non finto. No, cioè. Ogni forma televisiva è quella della Real TV, cioè il Grande Fratello è stata l'evoluzione di un tipo di televisione, il punto di partenza è nato. Oggi le persone parlano facendo riferimento al Grande Fratello, ma guardate le tesi nelle varie facoltà in comunicazione sul Grande Fratello. E salvo pure il Grande Fratello come operazione culturale, veramente, guarda. È una chicca il Grande Fratello, trovaccelo. È l'inizio di Guaiù, parliamo. È uno scossone, parliamo, parliamo, parliamo. E da quant'è che non c'era un dibattito pure che ha scomodato le grosse teste su fenomeni come questo? Anche se una grossa testa si smuove per dire Taricone è un coglione, però la grossa testa si è smossa, capito? Che era un germe di qualcosa, bello o brutto che sia, no? Però era uno spunto dialettico, che quello va apprezzato. È pazzesco che alle soglie del 2000 il fatto, per esempio, di avere una determinata forma fisica presuppone il fatto che tu non possa dire delle cose sensate. Questo è un retaggio culturale allucinante, cioè, ma dove è uscito sto fatto? E ti dicevo, no? È talmente una visione microscopica di quello che succede che non possiamo prenderci seriamente, no? Se tu pensi che siamo 6 miliardi, di cui 5 muoiono tutti i giorni di fame, non sanno manco chi siamo io e te, 500 milioni stanno così così, noi siamo i 500 milioni di europei, in questo poi focalizza sempre di più come arrivi in Italia, scendi su Milano e siamo proprio una manciata schifosetta buttata lì che parla. Questo allora, si chiama nichilismo. Non lo so come si chiama. Oh, ma non è che dire. Il fatto è che se lo diceva Epicuro, che per trovare la felicità è bene scopare, è Epicuro, voglio, Se lo dico io, non va bene. Il fatto è che bisogna tornare, lo dico sempre, a prima di Socrate. Per me, per le mie reminiscenze letterarie, che sono minime, è Socrate che ci ha rovinato quando ha cominciato a fare tutti questi sofismi. Però era paraculo Socrate, perché alla fine lui diceva, non ci credeva manco lui. Se tu vedi i filosofi prima di Socrate, invece ci stava l'acqua, il fuoco, il pie veloce Achille, quelle cose semplici, belle, capito? Poi sai, questi cazzi intellettuali hanno rovinato tutto. Quindi non c'entra, vince, perde, capito? È una cazzata, i soldi, non i soldi. Qua è bello starci, è proprio metterti alla prova, alzarti e dire un altro giorno, vai, 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 conquista un gradino in più, conquista, vai, fai. Non è duro, capito? È complesso, è diverso. Thank you.